Innanzitutto buongiorno a tutti e proverò a stare nei 7 minuti e quindi eviterò di ripetere tanti concetti che sono stati qui espressi e che ho condiviso. Ma innanzitutto la prima riflessione, lo diceva bene prima che mi ha preceduto. Oggi noi riscopriamo un elemento che a mio avviso è stato anche alla base di quello che poi è accaduto nel paese. Il gusto della discussione, dell'approfondimento e della riflessione, dell'analisi sulle questioni, dello studio, che vorrei ricordare che è stato uno dei primi cavalli di battaglia che ha consentito a questo paese di eliminare questa vicenda e invece di essere sostituita dal messaggio mediatico, magari facile, banale, senza contenuti, che poi ha portato alla banalizzazione della risoluzione e alla rappresentanza della politica. Quindi un gusto della riflessione politica che non può essere che questo, e fa bene una generazione di dirigenti nuova ad intestarsi questa battaglia. E consentitemi di dire, io faccio il segretario provinciale della provincia di Brindisi, credetemi, i contenuti, le riflessioni e gli approfondimenti che qui oggi ho ascoltato, dobbiamo dircelo, difficilmente troviamo luogo nelle sedi di partito per poterlo fare. Mi ha convinto molto la scelta della sede e del luogo qui dell'Aquila, per le ragioni che sono state dette. Ma qui, consentitemi, a differenza di quello che diceva prima Spataro, io da meridionale penso che la prossima tappa di questa vicenda debba essere nel Mezzogiorno d'Italia. Oggi le questioni che qui tanto sono state giustamente elencate, le divisioni, le difficoltà di una generazione, come si costruisce un nuovo modello di sviluppo, un rapporto etico e morale fra politica, interessi, le difficoltà sociali, economiche, le disuguaglianze, l'immigrazione di una generazione che non trova più futuro. Queste vicende qui trovano nel Mezzogiorno il loro punto di maggiore critica. E lo dico per alcune ragioni, uno di carattere politico. Se noi andiamo a vedere la storia degli ultimi anni, innanzitutto il ciclo vincente ultimo del centro-sinistra, quello che ci portò al governo Prodi, nacque per la prima volta nella storia d'Italia da un consenso elettorale che nasceva nel Mezzogiorno, che ci vide alla conquista praticamente di tutte le regioni meridionali. Fu la prima volta addirittura anche precedente, anche che non aveva visto neanche nella storia di quando ci fu il referendum sulla Costituzione. Il Mezzogiorno per la prima volta anticipava quello che era un clima che respirava nel paese. Per la prima volta il Mezzogiorno si affidava a una classe politica riformista in modo così massiccio, a cui poneva nelle mani il tema della sua ricostruzione politica, istituzionale ed economica. Vorrei ricordare che se da lì sono iniziate le nostre fortune di quella stagione politica, forse ci dobbiamo dire con altrettanta nettezza e chiarezza che le disgrazie nostre successive sono forse anche iniziate da nostra incapacità in quelle esperienze amministrative di dare le risposte che la gente si aspettava. E questa riflessione è stata completamente purtroppo rimossa dal dibattito all'interno del partito, in cui non abbiamo trovato la sede per tematizzare come noi abbiamo governato quelle regioni e dove è stato il punto di caduta e di fallimento. Quando parliamo di sviluppo, ecco perché io lo dico, faccio una proposta operativa, io vorrei che la prossima iniziativa si facesse magari a Pollica, dove c'è stato l'omicidio di Vassallo, a testimonianza di una generazione che al sud è pronta a fare le proprie battaglie, a combattere, e c'è un'idea di governo nuovo e diverso del Mezzogiorno d'Italia. Vorrei ricordare che nelle ultime elezioni amministrative, se noi andiamo a vedere i dati elettorali, guarda caso il centro-sinistra ha guadagnato più consenso al nord d'Italia che quanto nel Mezzogiorno, nonostante le politiche che completamente hanno dimenticato il sud e anzi l'hanno penalizzato, dirottando fondi FAS, aziende che chiudono, prima aveva ricordato Iveco, ma vi posso garantire che in una realtà come quella di Brindisi industriale, se al nord gestire le crisi a Torino ha un senso, io vorrei riportare qui una notizia che l'altro giorno sono stati arrestati dei lavoratori insieme ad un rappresentante dei Cobas che hanno
manifestato e c'è un grave disagio sociale. E allora noi non possiamo immaginare di tematizzare come si rinnova e si cambia la politica se non mettiamo al centro il tema del Mezzogiorno d'Italia. Dobbiamo dirci allo stesso modo che proprio questa questione, se la destra l'ha dimenticata, anche noi abbiamo balbettato su questa vicenda. Il Partito Democratico, anche nella sua rappresentanza di massimi dirigenti, ditemi voi, forse il più meridionalista vive a Nettuno, non lo so, cioè, voglio dire io, c'è un tema anche di rappresentanza del Sud, della classe dirigente e nel tema del Mezzogiorno. Vi posso garantire, e voi lo sapete, non è per piagnisteo, per avere medaglie, che sicuramente gestire, oggi immaginare di fare la politica, di rappresentare un partito, di candidarsi nel Mezzogiorno d'Italia è molto più complicato di quanto possa accadere altrove. Allora questa generazione deve essere il suo tema e di conseguenza, siccome lo dobbiamo dircelo chiaramente, che l'Italia non ce la fa se non ce la fa il Mezzogiorno, vorrei ricordare che Bossi ha detto tranquillamente e serenamente che tanto se non ce la fa l'Italia ce la farà il Nord. Noi dobbiamo essere quelli che dicono se non ce la fa il Mezzogiorno non ce la fa l'Italia. E qui quindi il tema del partito. Io vi posso garantire che se le vicende che noi siamo abituati ad ascoltare a leggere sui giornali ad ogni livello, al Sud, assumono connotati complicati, complessi se non drammatici. E io condivido molto quello che ha detto Gianni Cuperlo complessivamente sulla questione delle primarie e della selezione della classe dirigente. Non commettiamo un errore, ma voi mi dite se un partito declina al ruolo per cui è stato pensato, che tra le tante è quello di una selezione di una classe dirigente, qual è il ruolo che fa? Noi dobbiamo avere la capacità e il coraggio di affrontare un tema. Dalla riforma che ha previsto le elezioni dirette con le preferenze nei vari consigli, regionali o locali, io pongo una questione, una domanda. Io penso che noi dovremmo fare una riflessione se quel tipo di meccanismo, soprattutto in alcune regioni, ha contribuito a migliorare la classe dirigente e la rappresentanza istituzionale. Perché il tema della democrazia non si risolve se diciamo ai cittadini che ti garantiamo la possibilità di scrivere un nome su una scheda. Questa è una battaglia che secondo me noi dobbiamo fare, perché il tema è come si seleziona una classe dirigente e come la si garantisce rispetto alla capacità di poter essere impegnata anche nelle istituzioni. Io invece guardo e noto, purtroppo, e lo diceva bene Gianni Cuperlo prima, che noi rischiamo, se non tematizziamo questa vicenda qui, e facciamo con serenità, ma con la stessa nettezza che ci deve contraddistinguere, un'analisi di questo tipo, rischiamo di fare un buco nell'acqua. Magari prenderemo in giro quanti, spiegando ai cittadini che si scelgono i loro rappresentanti istituzionali attraverso le preferenze, dopo di voi vi posso garantire che se mi candido io che vivo con una famiglia e con uno stipendio di 1.000 euro al mese, o si candida chi può investire una campagna elettorale migliaia di euro, non mi venite a dire che la gente ha la libertà di scegliere fra me e chi spende migliaia di euro in campagna elettorale. È questo che noi quindi dobbiamo assumere come tema. Sui costi della politica, sulla questione delle istituzioni, non è il costo della politica, ma voi forse non mi volete dire che come sono moltiplicati i costi della campagna elettorale, quello non è anche alla base dell'aumento della corruzione in questo paese. Ma perché non abbiamo il coraggio di dirlo con nettezza, con chiarezza e con franchezza, dicendo quindi che noi dobbiamo trovare anche forme compensative rispetto alle varie questioni in campo. Se noi non facciamo questo, noi già sto facendo molte iniziative sulla finanziaria, sulla manovra economica, e mi preoccupa quando vado in una sede di partito, e la prima questione che ti pongono è l'abolizione delle province e i costi della casta. Vuol dire che abbiamo perso già la prima battaglia culturale, perché quello è un tema purtroppo di destra, che tende a cancellare le responsabilità del governo e parlando di responsabilità della casta, e mi sembra strano che una sede del PD, anziché porre la questione dell'articolo 8 e dei tagli alla manovra economica e finanziaria, mi dicono che sarebbe bene forse abolire le province. Stiamo attenti, questo è un prezzo che abbiamo pagato già abbondantemente in passato. Noi abbiamo, e su questo condivido con Spadaro, una cosa che ci unisce fortemente. Siamo stati quelli che, controvento, e in un momento in cui io devo andare a spiegare con difficoltà che faccio politica,
Siamo stati quelli che in un periodo così delicato abbiamo deciso, comunque immaginato questo luogo, la politica e i partiti come lo strumento per migliorare il mondo. Questo è l'impegno con cui abbiamo fatto politica. Evitiamo anche noi di dare invece la sponda a chi immagina che questo sia il luogo per trovare le proprie gratificazioni personali e che non sia invece il luogo che noi stiamo provando a mettere insieme per dire cose chiare e per dare un futuro a questo Paese. Grazie.